nostro, vostro, tra virgolette, on the road, nella nostra incursione nel mondo tra la politica, la parte sociale, la parte economica, ma anche la persona, delle persone, quello che dietro una scrivania, tra virgolette, che non ci sta quasi mai, credo, la persona che abbiamo qui davanti, che è molto attiva nel proprio città, di paese, non si chiama paese, città, mettiamo città, però diciamo capoluogo della provincia della Tuscia, e li presentiamo naturalmente, benvenuto da TheWalk.net e Gossipo Magazine, da Enrico Maria Contardo. Facciamo tutte le deleghe, vice sindaco intanto. Vice sindaco, poi assessore al termalismo, al verde pubblico, al bilancio, alle società partecipate e alla mobilità sostenibile. Ancora? Basta. Ah, ecco, la pensavo. Per ora basta. Del comune di? Del comune di Termoli. Ecco, così almeno, ok. È il capoluogo della provincia di Termoli. Allora, questo è il tuo primo incarico come vice sindaco? No, questo è il secondo. Il primo incarico del vice sindaco. Il secondo, ho ricoperto l'incarico di vice sindaco durante l'amministrazione Marini, lì ero delegato alla cultura, sport, spettacolo, turismo, politiche europee. Un po' più allargata la cosa era. Beh, sono ambiti chiaramente diversi, assolutamente diversi. Diciamo, parliamo un po' di Enrico prima e poi parliamo della parte politica, così diamo un po' dietro, perché la scrivania è, come si dice, c'è un uomo, non c'è solo il politico. Allora, Enrico Maria Contardo, è chiamato Enrico o Maria o tutte e due? No, di solito Enrico. Ok. Che cosa, come nasce, qual è il suo vero, cioè il lavoro, che il politico è una passione, credo, la politica. Diciamo, la politica è una passione che dura da sempre, perché appena nato, quasi appena nato, perché nel 75, a 16 anni, qualche giorno fa, ero già iscritto al Fronte della Gioventù, nel che 70, non c'è più ancora, no, se... no, era l'organizzazione giovanile sempre qua, sociale italiana a Viterbo. Nel 76 facevo già parte del coordinamento provinciale, cioè, insomma, è una passione che nasce quello è stato l'hobby, poi tu hai diventato lavoro. No, la politica per me non può essere mai un lavoro. Ok. La politica la puoi fare, secondo me, quando tu hai già un tuo lavoro. Che, e qual è il tuo lavoro? Mantenere. Io sono un dipendente pubblico, un funzionario pubblico dell'Università di Studi della Tuscia di Termo. E al momento se non c'è cultura lì, credo. Al momento sono in aspettativa. Vabbè, non puoi fare due cose insieme. No, non è possibile. Non è possibile, perché questo comunque è un ruolo che ti occupa praticamente tutto il giorno. Sarebbe. Dovresti avere più di 24 ore, credo. Sì, ma non è. Decisamente. Beh, non è, guarda, ti posso assicurare che non è fattibile. Ah, ecco. È meglio farlo a Roma o cioè a Viterbo o a Roma come assessore? Beh, chi c'entra? A Roma. Le città grandi. Comunque. A Roma. Non credo avessi una giornata libera. No, beh, Roma è chiaramente più vivibile, Viterbo. Diverso, più vivibile, comunque, cioè, se io sì, sono nato a Roma, ma non è che mi posso candidare a Roma dove non c'hai un elettorato, non te conosco, insomma. Vabbè, però qualcuno conosce il capitano, lo conosco. Sì, ecco. A Roma giustamente ci sono esponenti romani che giusto che si candidano a Roma, insomma. Vabbè, però non c'è bisogno che andiamo a supporto noi del Viterbo. Vabbè, un Enrico futuro qual è? Di lavoro, se dopo questo. Ma adesso guarda, adesso cerchiamo di portare avanti questi 3 anni e mezzo d'amministrazione Arena. Secondo me questo sarà un anno veramente importante. Ci abbiamo messo un po' di tempo, 6 o 7 mesi, per riorganizzare la macchina amministrativa che la precedente giunta ci aveva lasciato un comune sull'orlo. All'astrico quasi. Un disastro umano del personale. In che senso? Ci sono gli uffici, tantissime persone sono andate in pensione, perciò abbiamo un cambio di pochissimo personale. Avrei dovuto mettere qualcosa. Per esempio, io ho una persona al verde pubblico e una persona a termalismo. E invece dovrebbe essere? È chiaro che per fare le cose fatte bene poi servirebbe più personale. Comunque abbiamo perso del tempo per riorganizzare la macchina amministrativa. Stiamo portando avanti i concorsi, entreranno oltre 40 persone entro questo anno. L'infanità in questo senso. Esattamente. L'anno scorso siamo riusciti a liberare dall'avanzo di amministrazione oltre 9 milioni di euro, perché grazie al governo Lega 5 Stelle, giallo-verde, ha dato la possibilità di
usare gli avanzi di amministrazione. Noi abbiamo un avanzo di amministrazione che arriva a circa 40 milioni di euro, e di questi 9 milioni di euro aiutato la... diciamo che l'abbiamo impegnati quasi tutti, e perciò ci sono 4-3 milioni di interventi per rifacimenti stradali, per l'asfaltatura. Vedo che l'avete fatto ultimamente a Viterbo, più vive a Viterbo, vede qualcosa, certo, a confronto di quella vecchia. Poi interventi in tutti i settori, dai lavori pubblici all'urbanistica, dove l'assessore sta portando avanti il lavoro del piano periferie. Ho visto qualcosa nelle notizie di alberi più verde. Sì, sul più. Verde, sul verde, quest'anno abbiamo fatto veramente un grosso sforzo, abbiamo impegnato 700.000 euro per il verde cittadino. Cioè siamo passati da una fase in cui il verde era inteso solo come mandava la ditta a tagliare il partito a progettare per la città. Spazi, diciamo. Perciò noi quest'anno partono adesso le gare sul MEPA, abbiamo 133.000 euro per il rifacimento di viali alberati, perciò diamo le zone dove farlo in generale, in tutta la città, non solo al centro, la città. Gli ultimi 20 anni sono stati tagliati gli alberi, non sono stati mai rimessi. Perciò abbiamo dato l'incarico a uno spin-off dell'università che ci ha fatto questa ricognizione. Perciò ci sono tutta una serie di lavori, verranno levate le radici, verranno rimessi gli alberi. E il fatto poi anche il malto stradale, tutto quello che comporta. E verranno risistemati i viali alberati. Altri 125.000 euro sono per le potature di adesso tra febbraio e marzo. A novembre e dicembre faremo altri 120.000 euro di potature. A proposito di potature, ci sono anche i problemi di stormo. Adesso quelli sono problemi relativi al settore dell'ambiente. Sempre verdi perché sugli alberi sono determinati dal fatto che non il è clima. Freddo, che non è freddo, perché sono il clima animali, famoso del mondo, sono animali migratori. Perché non mi ricordo che c'erano qui l'ultima volta, si sono presentati 8 anni fa, è vero. C'è stato un altro inverno mite, è vero, e invece di migrare al sud sono rimasti qua. Purtroppo diciamo in viaggio di tempo la situazione adesso è un po' migliorata con questi suoni sonori che abbiamo messo in varie, anche la poiana che abbiamo visto con il sindaco, in varie zone della città. Però insomma quello che serve veramente è che venga un po' di freddo intenso, per una bella nevicata, ma sì, un po' di gelo, un po' di freddo, di neve, che la nebbia no, basta, se ne vanno via, perché comunque producono non solo i danni, il guano per guano, terra, ma rovinano comunque gli alberi, perché e le macchine che possono far scivolare, migliaia di stormi che pesano un etto e passa all'uno, si fermano tutti sugli alberi, cioè mettono a rischio i pini, soprattutto i pini domestici che ormai sono stati piantati intorno al 1920, perciò hanno 100 anni, insomma. E poi quello che cade e poi può andare a battere una macchina, certo, una persona che cammina, può essere assolutamente sicurezza, questo è pericoloso. Sul verde pubblico abbiamo stanziato una cifra importante per risistemare Prato Giardino. E perché mi ricordo l'ultima volta che sono andata era molto in disuso, come se fosse stato abbandonato. L'ha detto anche il sindaco. Guarda, nei 5 anni dell'amministrazione Michelini, Prato Giardino è stato, a Prato Giardino hanno tagliato 100.000 euro di interventi all'anno di manutenzione. Perciò questo è chiaro che determina problemi. Perciò noi abbiamo stanziato 40.000 euro per realizzare un nuovo impianto di irrigazione con un boiler da 21.000 litri, verranno riseminati tutte le aiuole, quelle verdi, grandi circolari, verrà tolto il verde che è uscito dalle aiuole, verranno rimessi tutti quella ghiaia, che poi ghiaia non era, ma era marmo bianco spezzettato, e verrà sistemata l'area intorno ai giochi. Verrà completamente rifatto tutta quella zona, e in più abbiamo speso 40.000 euro per dotare il Prato Giardino di una palestra all'aperto, tutta una serie di attrezzi. Quello che succede a Roma con il tra virgolette. Esatto. Tutta una serie, però sperando che non vengano poi. Beh no, perché il Prato Giardino la sera viene chiuso, è più difficile vandalizzare. È quello, ma nella giornata uno deve essere controllo pure. Beh, servirebbero qualche telecamera. Abbiamo pensato anche a quello. Abbiamo pensato anche a quello. Il 5G sta arrivando. 5G. Usiamo questa tecnologia a nostro favore in questo senso. Ah, certamente. Invece stiamo pensando anche alle frazioni. A San Martino abbiamo appaltato adesso un intervento importante sul parco di Via del Colle, che è un parco che è chiuso da 4-5 anni. Sempre le vecchie per amministrazioni, che problematiche. Il verde non era verde per loro. No. Ecco.
fatto questo primo intervento di pulizia e sistemazione dell'area, anche lì abbiamo messo a disposizione 98.000 euro con un progetto. Ma sono tutti soldi di quei 9 milioni? Sì, sì. Ah, ecco. Con un progetto per il risanamento. È stato lavoro buono di... Assolutamente sì. E la riapertura del parco di Via del Colle. Allora, diciamo che Enrico vorrebbe avere un futuro governo... Ah, io lo vorrei verde, come... Ah, totale verde, in tutti i sensi. Tutto verde. Il prato che... E un altro intervento importante sul verde pubblico, che anche questo inizierà adesso, relativo alla manutenzione di tutti i parchi giochi per bambini in giro per la città, e per 30.000 euro, e altri 84.000 euro sono stati impegnati e verranno spesi per l'acquisto di tutti i giochi in tutte queste aree. Tutte ecologiche, spero. Tutto in legno. Tutto in legno, praticamente queste aree dove magari è rimasto solo lo scivolo. Se c'è ancora, forse. Diciamo, in alcune zone è rimasto lo scivolo, in alcune zone è rimasto. Ha tolto proprio tutte le altre cose. Il bilico, perché comunque sono anche lì lasciati quasi 10 anni che non vengono più comprati, perciò tutte le aree e i giochi, che sono comunque una trentina in città, verranno dotati dello scivolo, del bilico, dei giochi a molla e del e di un controllo pure per controllare pure quelle cose che non vengono, perché se non sono chiuse a Prato Giardino sono aperte, insomma, bisogna avere comunque la sensibilità dei cittadini a non far vandalizzare questi quasi una ricognizione del popolo, tra virgolette. Adesso verranno realizzate le aree di sgambamento. Abbiamo anche progettato 7 aree di sgambamento da 500 metri, che sono quelle aree che consentono ai possessori di cani di poterli lasciare liberi. Così abbiamo cose all'interno di queste zone. E c'è anche a Prato Giardini, ci sarà? No, quelle sono una a Santa Barbara, una a Santa Lucia, una sul parco dell'Aeronautica, l'altra nella zona del Carmine, e 3 sono nelle frazioni di San Martino, Bagnaia e Grotte. E tutto questo verde serve anche l'acqua, dovrebbe rimanere. L'acqua c'è, però l'acqua, insomma. Il problema, stavo dicendo, per quello. Anche, ecco, l'ultimo problema, no? Diciamo, delle talete. Non sono tantissime le zone irrigate. È quello, perché bisogna anche mantenerlo. Certo, perciò diciamo questi parchi sono più parchi un po' più spontanei, dove non c'è bisogno di impianti di vabbè, nelle fontane, nelle cose. No, le fontane ci sono, questo problema. Previsto sulle fontane cittadino, hanno fatto il progetto adesso dei sistemi di ricircolo dell'acqua. Dove non consumare. Il problema è per il peperino, è la presenza di cloro all'interno dell'acqua, perché l'acqua consuma. Altrimenti l'acqua si stagna e diventa pericolosa. Comunque, insomma, ci sono dei tecnici apposta che hanno fatto questi progetti. Tu non sei un tecnico, in quel senso no. Io faccio solo la fase politica, poi del resto non mi impiccio. Allora, per quanto riguarda il proposito dell'acqua, del talete, diamo qualcosa ai cittadini, che cosa succederà per questo problema dell'aumento del... Adesso non è aumentata. Ah, l'ultimo consiglio di talete, l'acqua non è aumentata. E non aumenterà? Quello che è stato fatto nel 2016. Nel 2016 mazza, le precedenti amministrazioni hanno votato un piano di aumenti tariffari. Chiaramente il problema di Talete qual è? Talete ha una rete idrica che, come si dice, fa acqua da tutte le parti. Sì, vabbè, tra virgolette. Una notevolissima dispersione, perciò se non si interviene sulla rete sui idrica, sui tubi, in questo senso, sulle manutenzioni, diventa difficile. È sempre il Talete che si deve preoccupare? Assolutamente sì. Non è il comune che si deve... No, i comuni hanno ceduto, quelli che sono tra i Talete, tutto quello che gestivano. Nel caso nostro c'era la Robur che gestiva tutta l'acqua pubblica, hanno passato in Talete, perciò è Talete che deve intervenire. Ma è Talete, che non ha i fondi necessari per fare... Chi deve chiedere al governo? Ha chiesto questo prestito a questa società Arena, che vedremo, insomma, se verrà concesso, di 40 milioni di euro. Il problema comunque nasce da più lontano, nasce dalla creazione degli ATO della Regione Lazio, dove... La Regione Lazio, invece di fare un ato unico, cioè un ambito territoriale ottimale nella regione, ne ha fatti diversi, perciò di questa amministrazione della Regione Lazio. Il lato di Viterbo è svantaggiato. Questa è la Regione Lazio, di questa. Sì. No, beh, la Regione Lazio l'ha fatto 15 anni fa, gli ATI. Ah, non c'era ambiti, forse quello. Ambiti territoriali. Non c'era quello che è il presidente adesso. No, non è colpa di lui, forse.
Però il problema qual è? Che mentre Roma su un chilometro di linea troviamo magari 10.000 utenze attaccate, su Viterbo magari un chilometro di linea ci abbiamo un'utenza. Ah, perciò la lunghezza del... fare delle manutenzioni su una sola utenza per... dove ci sono 10.000 persone che pagano, è chiaro che c'è un altro discorso. È un altro discorso. E qui è un po' più dispersivo in questo senso. È più dispersivo, perciò ci sono meno introiti. Allora bisogna far venire più gente per vivere qui a Viterbo. No, sarebbe più facile fare un nato unico. Ah, ecco. Un nato unico dove tutta la regione Lazio paga lo stesso prezzo per l'acqua. Perché poi sì, l'acqua è un bene primario, però insomma. Ma non credo che siamo tutti uguali, perché in senso anche a Viterbo, non è solo Viterbo questo problema, anche nelle altre. Sì, sono regionali. Ecco, apposta. Però chiaramente è un'utopia pensare che l'acqua possa essere gratuita, perché comunque ci sono delle spese. Tecniche in questo senso, logistiche. Perlomeno tecniche. Acqua dovrebbe essere naturale, natura, ma poi. Considerate che noi abbiamo anche il problema dell'arsenico. Quanto è aumentato il calato? 10 anni fa, dove la comunità europea all'improvviso ha innalzato quelli che erano i parametri di legge, e noi siamo andati oltre. Essendo la zona tufacea, siamo andati fuori normativa, perciò Taleta ha dovuto provvedere all'installazione di tutti questi filtri per l'arsenico, e questo ha dato. Ma adesso non è potabile l'acqua delle case? Assolutamente potabile, l'arsenico non c'è, però la pulizia di questi filtri ha un costo notevole, insomma. E per quanto riguarda adesso, se tu ricordi, credo anche quelle che ci ascoltano, qualche tempo fa c'erano le gabbiotte con prendere l'acqua, non ci sono. Quella più. era una ditta privata. Adesso stanno presentando un progetto non noi come comune, ma lo sta facendo il presidente del Lato, del Lato, per ritornare a mettere queste casette dove puoi comprare. Ma le rimangono quelle o metteranno altre? No, le metteranno altre, quella è una ditta privata che tra l'altro ha fallito, perciò non dovrebbero toglierlo allora. Le dovrebbero togliere, ma penso che entro quest'anno verrà sistemata anche questa cosa delle casette dell'acqua. In alcuni comuni ancora ci sono, a Viterbo non ci sono più da tempo. Ecco, posso, perché le tessere qualcuno le acquistate e non si trova più. Sì. Non è stato comunicato in questo senso. Quello è vero, abbiamo provato, però non è possibile ripristinare quelle. Entro quest'anno penso arriverà la soluzione. Ah, meno male, diamo la notizia in più in questo senso. Allora, poi un'altra cosa per quanto riguarda il futuro di Enrico. Il futuro dell'assessore. E vice futuro, secondo tre anni e mezzo. Vabbè, tre anni e mezzo va bene, poi sperando. Vedremo quello che succederà in politica, non si sa mai, insomma. Quello succede dopo, tra qualche minuto. Che succede domani. Diciamo che il futuro importante è quello della città, è un futuro che noi vediamo legato eroseo, al termalismo, ma molto 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 al termalismo, perché questo è un settore di cui si è sempre parlato, però poi non si è fatto quasi niente. Effettivamente io ho preso questa delega al termalismo 6 mesi fa. Hai visto cose che non... No, no. Ti trovi sempre praticamente al punto di partenza. Ah, come il monopoli. Sì. Ritornare. Abbiamo messo in campo con il dirigente del settore tutta una serie di politiche. Faccio un esempio, abbiamo chiesto alla Regione Lazio, e ci è stata concessa, la concessione delle Zitelle. Le Zitelle è quella zona vicino al campo da golf prova di Viterbo. E lì si disperdono dai 14 ai 16 litri al secondo nei campi da ormai 50 anni, dagli anni 70. È stato sempre della regione, nessuno ha mai pensato. È della regione quel terreno? No, quello sì, le concessioni minerarie sono della regione. Perciò la regione ha riunito la commissione e ha concesso al comune questa licenza. Noi abbiamo provveduto a fare un progetto per la chiusura di questi pozzi, che sono adesso aperti ancora. Sono ancora aperti perché non c'è arrivato ancora il provvedimento, non possiamo operare finché non ci arriva il provvedimento di concessione, e dove noi abbiamo stanziato 200.000 euro, abbiamo fatto il dottor Pagano un progetto per la chiusura e il condizionamento di questo pozzo. E questo chiaramente porterà un beneficio alla Gallana del Bulicano, perché poi il sistema sotto è unico.
Sul Bulicame, cioè bisogna avere turismo per avere anche. Sul Bulicame abbiamo sottoposto adesso alla sovrintendenza un progetto per la sistemazione del Bulicame, con la realizzazione dell'impianto di sorveglianza. È perché c'è un problema. Abbiamo sentito delle persone che dicevano che stanno lì, venivano rubate. Beh sì, non c'è, ecco le telecamere 5G, vedi, ritorniamo. Perciò telecamere, sicurezza, tutta una serie di arredi in legno, i nuovi bagni, cioè, insomma, una sistemazione, questo. Così porta anche economicamente spazi. Assolutamente, perché quello del Bulicame non può essere solo uno spazio per andare a fare il bagno. 5 minuti e basta. Cioè, è uno spazio chiaramente culturale che può essere usato anche per piccoli eventi, anche bar, mettere anche a disposizione un piccolo chiosco. Sì, quello è tutto previsto, tettoie, perché lì chiaramente non ci sono alberi. Vabbè, certo. Perciò ci sono delle tettoie per l'estate. Ci sono un po' di arredo. E questo è un altro impegno per 120.000 euro, Pure anche i parcheggi, quelle cose per i pullman, cioè la realizzazione del parcheggio, la realizzazione di una piccola rotatoria per far arrivare il pullman, molto europeo le rotatorie. Poi quest'anno, noi inizieremo a breve a fare un ragionamento su una variante al piano regolatore per il settore termale, in quanto abbiamo delle esigenze noi pubbliche per delle aree nostre, ma ci sono anche le esigenze dei privati. L'idea è quella di fare questo piano regolatore per il termalismo. Facendo. Ma quelle altre, l'ex terme IPS? L'ex terme IPS? Stanno lì o? Allora, questo intanto, finalmente, dopo tanti anni, è arrivata la concessione da parte della regione, perché lì la proprietà è il 50% del comune, il 50% della regione. E non ho mai fatto niente, nessun comune, nessuna regione, cioè. No. Non hanno fatto più niente, noi abbiamo dato un hanno incarico, perso l'opportunità. Sì, abbiamo dato un incarico a Federterme per uno studio di fattibilità. E Federterme ha fatto uno studio molto approfondito e ha detto che lì starebbe bene un albergo 5 stelle. E su quello. Che non ci sono tanto a Viterbo, non mi sembra. No, non esiste. Apposta, Viterbo, in Viterbo e provincia non esiste un albergo 5 stelle. Allora bisogna portare il lusso. Lì deve portare un turismo che anche col golf internazionale, il golf, le gare, come succederà nei prossimi mesi. Beh, Viterbo manca il campo da golf, c'è un campo prova, manca il campo da golf vero e proprio, però ce l'abbiamo a Sudri, ce l'abbiamo. Vabbè, quello è Sudri, l'altro sindaco. Sì, ce l'abbiamo a Marinai, che perciò in zona comunque ci sono. Perciò l'idea è quella del comune di attivarsi per un project financing. E senti, quello davanti al cimitero, quel grande lavoro che stanno facendo, quello è un centro commerciale, se quello è un centro commerciale, quello è un progetto approvato dalla regione Lazio a fine anni 90, qualche giorno fa. I privati hanno iniziato quest'anno a realizzarlo, quello prevede, succederà quando questo tutto, ma stanno lavorando, penso entro un anno dovrebbe essere pronto, prevede lo spostamento, di aziende di grande cubatura, perciò non vengono aziende, cioè aziende che si spostano da un punto a un altro della città, che vanno a comporre questo centro commerciale. Ah, non è il famoso centro commerciale come tipo Roma con i negozietti? No. Tutte grandi metrature in quel caso. Ah, allora diciamo è un aiuto al comune di Viterbo, oppure pensi che insomma, economicamente turistico? Economicamente ci sono anche un intervento importante sulla viabilità cittadina. L'ho visto, abbiamo visto iniziare a fare. Sì. Cioè, comunque spendono oltre 1 milione d'euro per viabilità e interventi vari. Fanno tutto loro, non è il comune? Assolutamente sì. Ah, ecco. Diciamo che per un futuro prospero nel mondo del turismo economico. Ma, secondo me serve tutto, sia centri commerciali, sia. L'hanno scelto negli anni 90 vicino al cimitero, credo. Beh, lì hanno comprato, questi costruttori hanno comprato tutta la zona, cioè, chiaramente. Sono tutti italiani? All'ingresso di Viterbo, sì, sì. Non c'è nessuno viterbese? No, sono viterbesi, proprietà di Viterbo. È chiaro che serve sia la grande metropoli. È passato un po' di anni, dal 90. Sai, giustamente le aziende poi investono quando pensano che sia arrivato il momento. È giusto. E le tecnologie. Quello che noi dobbiamo anche andare a salvaguardare sono i negozi. Quelli del centro, altri centri commerciali più piccoli del centro. Sia del centro, ma anche quelli del resto. Perché pensi che hanno problemi? Avranno? Beh, diciamo che il commercio che ha dei problemi è sicuro, perché se facciamo un giro in alcune zone di Viterbo, faccio esempio del centro storico, ma anche al corso stesso,
abbiamo almeno 5-6 negozi sono chiusi. 40% dei negozi sono stati chiusi. Ma ti do notizia, non è solo Viterbo, no, è dappertutto così. Pure a Venezia, ultimamente che sono andata, sulla strada l'80% non c'era più nessuno e c'era solo cinesi orientali. Ma da noi hanno chiuso quasi 800 attività commerciali negli ultimi 10 anni. Sono andati via perché hanno fallito, pensi che... Il commercio poi lo sai come si sposta, perché forse non c'è utenza più. 15 anni fa trovavi il negozio di elettrodomestici all'interno del centro storico. Adesso lo trovi al centro commerciale che c'è o c'hai il parcheggio, se no. Oppure su online, quelle cose online. Certo, il commercio online non è che aiuta. Quelli su Amazon, quelle cose lì, sono quelli che hanno dato un po' più di. Non è che aiuta. Linfa vitale alle persone di casa che non escono, ma meno linfa per gli negozi quelli. Assolutamente. Diciamo che pure loro non si sono inventati niente. Ecco, Amazon è il postal market dei 40 anni. È vero, qua. Ti ricordi? Sono certa età. Anche io. E non c'era postal market, solo c'era Vestro, tutte le cose. Allora, per quanto riguarda la parte, diciamo, allora, abbiamo scoperto questa cosa degli anni 90, che non sapevo che era degli anni 90 l'idea di questo centro commerciale. Il 2021 sarà aperto. Suppongo di sì. Suppongo. Ci sarà una presentazione, lo so, penso che sì. Ci sarai ancora? Penso sì, spero veramente di sì. Ok, e, diciamo, che cosa è il futuro, il prossimo futuro per le tue tecniche, i tuoi assessorati, che cosa farai tra domani e dopodomani, che succederà? Il massimo impegno in questo momento sul termalismo. A parte il bilancio, deleghe tecnico-politiche. Appuntiamo sul le terme allora. Assolutamente, quest'anno partono tutti questi interventi sul verde pubblico. Altre cose le stiamo progettando adesso sul verde pubblico, non è che finiamo qua. Ecco, diciamolo. Perché e non finisce qui, non il prossimo intervento sul verde pubblico riguarderà le rotatorie cittadine. Già abbiamo fatto visto i tossi sulla strada. 14 rotatorie. L'idea è quella di arrivare a un progetto di arredamento urbano delle rotatorie alla francese, all'europea, che le valorizzi e che richiami anche la tipo in locazione per la gestione? Quello abbiamo un regolamento in commissione. L'idea è quella di fare, perché anche in Francia, nei piccoli paesi, le rotatorie vengono gestite, date in affitto alle aziende intorno, per così almeno hanno la responsabilità. Assolutamente, a noi ce l'hanno già, tra l'altro ce l'hanno già chiesto, ma per evitare che poi uno ci mette i pini, l'altro ci mette l'olive, devono coordinarsi i prezzi. Noi vogliamo fare un progetto scritto unico che si raccordano tra le varie 15 coordinare tutti. Poi magari l'azienda che vuole prendere in gestione rotatoria la realizza pure, prende il progetto del comune, spende 5, 6, 7, 10 mila euro. Però la deve pure gestire dopo, non è solo quello. La gestisce, metterà il suo cartello gestito da... No, senza pubblicità, perché è vietato il tuo... Senza pubblicità, poi mette dei cartellini facendo presente che l'associazione Dal Detali gestisce quella rotatoria e la tiene. Perciò questo è uno dei tanti, diciamo, è uno dei prossimi progetti su verde pubblico. Quello che vorrei fare io era dotare la città anche di un nuovo parco pubblico. Però insomma lì. Dove questo? Questo c'è un'area in via San Paolo, che è dove sarebbe tra Porta Faul e Porta del Carmine, di fronte al McDonald's. C'è quest'area qui, c'è un'area che c'era sconosciuta la maggior parte dei viterbesi, perché c'è un tratto di mura di un chilometro di mura cittadine che va completamente restaurato. È vero, quel pezzettino sopra, ho capito qual è. Dove le mura sono più alte. È vero. Perciò ci sono due fossi che vanno comunque interrati. Fossi e fogne, diciamo. Uno d'acqua bianca e uno d'acqua nera. Cioè comunque una spesa importante di circa 2 milioni di euro. Questo è un po' più difficile. Lì ci vogliono sponsor privati. Ma lì bisognerebbe fare dei progetti. Sponsor privati? Europei, regionali. Vediamo, stiamo cercando i fondi giusti per intervenire. E i gemellaggi, avrà dato tu l'idea delle cose europee? I gemellaggi, avere la possibilità di farlo? Ma i gemellaggi, guarda, ti devo dire la verità, ce n'erano tutta una serie aperti con vari. Avere un bel turismo. Vari paesi, ma non abbiamo scelto. Perché non è. Non porta. Ma no, ma gemellaggi, secondo me, ci deve essere anche un motivo per gemellare la città di Viterbo, cioè gemellare Viterbo con Avignone, che ci hanno provato non solo l'amministrazione. Gemellarsi con la città della Romania o quella dell'Ucraina, così non serve a cavolo.
Ah, ok. Detto proprio... Escluso senso di parte, non ti piace? No. Era proprio per fare nomi qualsiasi. Cioè, noi in questo momento Viterbo è gemellata con Santa Rosa da Viterbo in Brasile, che è un gemellaggio che fece fu fatto durante l'amministrazione Gambianelli, e è gemellata con Springfield, che è una città, una delle tante Springfield degli Stati Uniti, che fu un gemellaggio che pare che fu fatto durante l'amministrazione Fioroni. Questi sono gli unici due effettivi. Ah, ti do una notizia, non so se l'hai notata. Noi siamo stati nella uno dei festival del cinema di Roma, tra cui c'era un certo sindaco di quello di Sutri. Ah. Ecco, il signor Vittorio Sgarbi, professor Vittorio Sgarbi, il senatore, tutte le cose. E una nel modo di fare una masterclass, ci abbiamo le video, poi te lo faccio vedere, dove dichiara, prima, questo è successo prima di Natale, feste natalizie, dove dichiara che io non sono troppo signora, non dovrei dire parolacce, ma lui è abituato, io no, ha dato del cico, mi sono spiegata, al comune di Viterbo, al sindaco e a tutta la sua amministrazione, perché si è fatta fregare, tra virgolette, eventi natalizi estivi, e dice che lui ha voluto fare parlare con loro, con voi, ma nessuno si è, non ho avuto, come si dice? Ho avuto contatti, se ha avuto contatti, l'ha avuto i contatti diretti col sindaco. Io credo, quello cosa ti risponderesti al dopo? Ma non è un campo che del mio interesse village, che è la stessa cosa, perché neanche il tribunale ha stabilito che c'è niente di nuovo a fare un villaggio di Natale a Viterbo. La stagione è andata più che bene. Non l'avete rimpianti? No, nessuno. Beh. No. Siamo contenti per lui, se è andata bene anche a Sud, siamo contenti anche per lui. Ah, perché per tutta la provincia o meno? Assolutamente, cioè comunque... Perché fatto, davanti a tutti i giornalisti... Ha fatto un sistema, hanno fatto anche a Tarquinia, al villaggio Natale, hanno fatto da altre parti, per carità. Vabbè, una più turismo riusciamo a intercettare in Viterbo e provincia... Meglio, insomma, vabbè, certo. Venga, assolutamente. Ecco, hai parlato allora a lui. Ok, grazie della tua opportunità di parlare con noi, e naturalmente alla prossima appuntamento con altri parchi, altro verde. Assolutamente sì. Che ci sarà poi? Le acque, le terme. Terme verde, quest'anno terme verde. E 5 stelle. No, 5 stelle no. Dai, 5 stelle dell'albergo. Ah, l'albergo 5 stelle. Le strade asfaltate di nuovo a Viterbo, insomma, ci saranno altri interventi, no, altri dossi sulla città di Viterbo, provisioni, insomma, bisognerebbe parlare con l'assessore competente. Ok, grazie. La fusione tra la politica e il verde, tra virgolette, è il fare della città, che non serve la scrivania solo, ma è il fare, muoversi e comunicare esternamente. Alla prossima puntata, thewalker.net, GovPeopleMagazine.